Ed eccoci, siamo qui ritornati per parlare un po' di notizie extra. Nell'ultimo periodo stanno uscendo sempre più notizie, anche perché abbiamo accumulato tra ufficialità, interviste e qualche altra pepita nelle scorse settimane diverse notizie, quindi tanti tanti video. Io inizierei subito, senza perdere ulteriore tempo, parlando di ufficialità, perché il Montevarchi annuncia un nuovo colpo di calciomercato, un Montevarchi che quest'anno sta facendo abbastanza bene nella Gione B di Serie C. Obiettivo, come poi al solito, è la salvezza e nuovo rinforzo direttamente dagli svincolati. Montevarchi quindi tessera Andrea Giusti, portiere classe 1997 che va quindi a rinforzare il reparto anche nell'ottica dell'infortunio del titolare che era Mazzini, il quale però si è fatto male e dovrà stare fuori per diverso tempo. E quindi Montevarchi, che ha provveduto a andare a prendere il migliore sulla carta nella lista svincolati, cioè Giusti, almeno il portiere che la società ha ritenuto migliore possibile in questo momento. Firma fino alla fine della stagione, chissà che non possa rivelarsi l'uomo in più di questo Montevarchi. Per quanto concerne invece gli allenatori, tante tante le notizie. Infatti succede qualcosa di incredibile in casa al City. Siamo in seconda divisione inglese, in Championship, e l'Hull City ha deciso di esonerare l'ormai ex allenatore Arveladze 8 ore prima del match di campionato contro il Luton. Quindi diciamo una scelta abbastanza particolare, nel senso che la società ha deciso di esonerare il mister 8 ore prima della partita, ovviamente mandando un po' in sobbuglio i piani tecnico-tattici e anche semplicemente mandando in sobbuglio la testa dei giocatori che sono ritrovati con un nuovo allenatore, ovvero Andy Dawson, che è stato promosso a mister per che, se non ricordo male, era il secondo di Arveladze, promosso a mister della prima squadra per quella partita che tra l'altro poi l'Hull City ha anche perso, e temporaneamente ha preso lui le redini dell'Hull City, un Hull City in difficoltà in questo inizio di campionato, che non sta sicuramente rendendo quanto la società si aspettava, quindi sono che posso anche comprenderlo, di sicuro non nelle tempistiche che sono abbastanza così particolari. Per ora 14 punti raccolti in 14 gare, e Dawson continuerà gestire l'Hull City fino alla nomina di un nuovo allenatore, visto che per ora è l'allenatore ad interim, a meno che la società non voglia confermare lui. Detto ciò, parlando di esoneri, cambi in panchina, il Wolverhampton ha tra l'altro, per quanto riguarda l'Hull City, una piccola notizia: sembra essere molto vicino Carlos Carvajal come nuovo allenatore. Adesso ne parliamo subito anche di lui, mister di esperienza, tecnico che fece molto bene diverse stagioni fa allo Sporting Braga in Portogallo, che è reduce da un'esperienza con la LUADA, formazione del campionato arabo, se non ricordo male. E sembrerebbe essere lui l'indiziato per rimpiazzare Arveladze. Vedremo se verrà finalizzata questa operazione o meno. Per ora rimane Dawson a guidare l'Hull City e nulla è finalizzato. Nel frattempo però Carvajal è stato esonerato. La LUADA, infatti, scusatemi, società professionistica degli Emirati Arabi Uniti, non dell'Arabia Saudita come detto prima, ma degli Emirati, ha deciso di esonerare quindi Carvajal. Credo proprio per questi accostamenti. Parliamo comunque di un mister di esperienza, un allenatore che, come dicevo, ha allenato lo Sporting Braga, ma non solo, anche lo Sporting di Lisbona. Ha avuto anche una piccola parentesi in Inghilterra con lo Swansea, quindi in realtà il panorama inglese lo conosce anche abbastanza bene. Chissà che non possa, come dicevo, finalizzare la sua l'accordo con l'Hull City. Nel frattempo una LUADA che ha ottenuto 10 punti in 6 partite nel campionato degli Emirati Arabi, e comunque ha voluto esonerare il mister, ma credo più che altro per queste voci che sono girate.
nell'ultimo periodo. Detto ciò, però, proseguendo, dicevo, un'altra formazione inglese che ha voluto cambiare allenatore è il Wolverhampton, un Wolverhampton che ha annunciato da pochissimo Diego Costa, quindi rinforzi anche dal mercato degli svincolati, e che nel frattempo ha annunciato anche il cambio in panchina. Infatti Bruno Lage viene ufficialmente esonerato, fatale la sconfitta contro il West Ham, e un Wolverhampton che si ritrova a riversare in parti della classifica che non le competono. Più che altro non si è riusciti a confermare quanto di buono fatto con uno Santos, sì, con Nuno Espirito Santo, con cui Wolverhampton fece, mi ricordo, una stagione straordinaria in cui centrò quasi l'Europa, poi da quell'anno crollò definitivamente fino ad arrivare adesso una squadra di medio-bassa classifica, almeno questa è la posizione che ha centrato negli ultimi 2-3 anni. Con Bruno Lage si era continuato comunque il percorso di puntare sui tecnici, sui calciatori più che altro portoghesi. Ora vedremo chi verrà annunciato. Fatto sta che il Wolverhampton segna veramente poco, perché nelle prime 10 partite ha realizzato solamente 4 gol e ha raccolto finora 9 punti in 10 partite. Quindi in realtà neanche pochissimi, se vogliamo, però situazione molto molto difficile. Detto ciò, di altre notizie, anche il Pontedera decide di cambiare ufficialmente l'allenatore. Viene sollevato dall'incarico Mister Catalano, su cui il Pontedera aveva puntato a inizio anno. Evidentemente risultati non soddisfacenti per la società. Un Pontedera che infatti riversa nel girone B di Serie C, vi ricordo, in una situazione di classifica abbastanza pericolante. Anzi, quintultimo posto attuale, con 7 punti raccolti in 8 partite e svolta che non sembra essere arrivata. Società che quindi ha voluto decidere di esonerarlo. Ora vedremo su chi andrà. Per ora non c'è un allenatore, diciamo, considerabile come tale, però Pontedera è in difficoltà, che necessita di quindi una svolta in panchina. Per ora sembra non esserci ancora stata. Detto ciò, scendendo invece di categoria, addio ufficiale tra Sannino e il Nocerina. È ufficiale la rescissione contrattuale, quindi non è stato amore a prima vista, come direbbe Sciade, o meglio, amore a prima vista, come direbbero le persone normali. Tra le due parti, Sannino, che ha comunque un curriculum e un passato importante alle spalle, per questo nuovo corso del Nocerina, targato, se non sbaglio, America, è arrivato un fondo americano a gestire il Nocerina, e diciamo che la formazione campana non ha saputo nelle prime giornate dimostrare il suo valore, anche perché ha costruito una rosa comunque valida, con ambizioni abbastanza importanti fin da subito. Un Nocerina per ora che ha raccolto soli 6 punti, 7 partite, sicuramente ci aspettava molto di più, e quindi si è voluto optare per l'esonero, anzi la rescissione in questo caso, con Sannino, che tra l'altro ha abbracciato anche un nuovo progetto in Svizzera, ma ora ne parliamo. Al suo posto, che è arrivato Zavettieri, quindi poi magari ne parliamo, vediamo se nei prossimi giorni, però questo è il tutto. Come dicevo, Sannino però nel frattempo è stato ufficializzato da una squadra del campionato svizzero, se non ricordo male. Ora vi dico anche quale, nello specifico, perché non me la ricordo. Devo essere più che onesto più che onesto con voi. Riparte l'ex mister del Nocerina dal Paradiso, ed è vero, dell'FC Paradiso, non mi ricordavo. Squadra che attualmente milita nel campionato, ve lo dico con precisione per essere chiaro, diciamo, nella terza divisione svizzera. Nella terza divisione svizzera, sì. Vabbè, poi comunque ci sono diversi gironi qua, credo. Vabbè, fatto sta che milita nella terza divisione svizzera, anzi, scusatemi, nella quarta divisione svizzera, quindi riparte dalla Serie D svizzera. Progetto particolare, con tanti italiani e sicuramente ambizioni importanti. Sannino tra l'altro firma un contratto fino alla fine della stagione. Un FC Paradiso che
è secondo in classifica attualmente dietro al Lugano 2, 24 punti raccolti in 11 partite, il Lugano ne ha raccolti invece 25, quindi lotta per i primi posti e chissà che con Sannino non si possa dare una svolta per risalire le categorie, magari portare il paradiso in paradiso per l'appunto, ovvero magari in Super League Turchi, sì, turca, in Super League Svizzera oppure ancora più in alto. Detto ciò, però, detto anche questo, ci spostiamo a parlare di Frosinone, nuovo colpo di calciomercato. Il Frosinone infatti ha annunciato un ennesimo giovane, già è la squadra di Serie B con l'età media più bassa e tra l'altro secondo me anche con i giovani più interessanti presenti in rosa perché ha un reparto offensivo tra Moro, Caso, Borrelli, Mulattieri, Garritano che vabbè è un over però è un reparto offensivo straordinario, ha tanti giovani interessanti anche negli altri reparti e ha annunciato anche Traoré per il centrocampo. Parliamo di una mezzala ma all'occorrenza anche un mediano molto fisico, classe 2001 che proviene dall'esperienza non entusiasmante con il Parma, si è svincolato infatti dopo una mini parentesi in Emilia e riparte così dal Frosinone. Firma un contratto fino al 2023, quindi per i prossimi mesi, per questa stagione corrente e chissà che non possa diciamo entusiasmare a Frosinone con una squadra che quest'anno sta facendo molto molto bene però. Non è così semplice, ecco. Detto ciò, proseguiamo andando in C. Parlando di Piacenza, anzi oggi voglio parlare di due rivoluzioni, Piacenza e Foggia, quindi parliamone un po'. Il Piacenza ha annunciato un rinnovamento totale perché è arrivato il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Infatti Matteassi è il nuovo DS del Piacenza, per lui in realtà si tratta di un ritorno. Considerando che ha già ricoperto questo ruolo negli ultimi anni, nello specifico dal 2017 al 2020, poi avventure abbastanza positive con il Modena e con il Pescara, prima di questo ritorno in Emilia, un ritorno ovviamente importante, la società ha comunque l'ambizione di risalire la china in classifica, un Piacenza partito malissimo in campionato, versa nelle posizioni più basse della graduatoria del Girone A di Serie C. E l'obiettivo sicuramente a breve termine è quello di centrare la salvezza. Però credo che con il ritorno di Matteassi, che comunque è un ottimo dirigente, e con il ritorno di Scazzola, con cui il Piacenza fece molto bene l'anno scorso, secondo me nel medio-lungo periodo può fare bene. Certo, bisogna dare fiducia a Scazzola e onestamente non ho capito i motivi chiari per cui si sono separate le strade a fine anno. Perché l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione il Piacenza, riuscendo a centrare i playoff e alla fine si è deciso di separarsi per questa stagione per poi ritornare anche perché era stato esonerato se non sbaglio quindi semplicemente si è dovuto riprendere in mano il mister senza fargli firmare un nuovo contratto onestamente credo quindi diciamo che si tratta di un ritorno positivo il Piacenza con Scazzola se non sbaglio ha già ottenuto una vittoria. Ed è un mister che dà grinta, che dà carattere alla squadra e che secondo me semplicemente andava confermato fin dall'inizio. Anche perché evidentemente si è capito che la scelta Scalise non era la migliore possibile. Quindi ritorno alle origini, contratto per il mister valevole fino alla fine della stagione, per quanto credo che possa fare bene, perché ripeto, si tratta di un ottimo allenatore, ma non è così. Poi così scontato perché sapete bene che i ritorni, le famose minestre riscaldate talvolta non funzionano. Detto ciò, direi che possiamo andare avanti, come dicevo, parlando del Foggia, perché anche il Foggia ha annunciato una rivoluzione. Anche qui, cambia il direttore sportivo, cambia il mister, ne abbiamo già parlato, Boscaglia, esonerato, ma, di questo abbiamo già parlato. Cambia però anche il direttore sportivo. Infatti, sono ufficiali le dimissioni di Belviso, colui che ha condotto lo scorso mercato del Foggia, nonostante abbia costruito anche una buona rosa, però evidentemente anche lui ha portato Boscaglia a Foggia e andato via Boscaglia era anche normale che andasse via il direttore sportivo in un certo senso.
Un Foggia partito malissimo, addirittura nelle ultimissime posizioni della graduatoria di Serie C. È vero, siamo ancora all'inizio, quindi c'è ancora tempo per poter rifarsi, però la vecchia guardia del Foggia ormai è completamente sparita. Via Belviso, via Boscaglia, arrivano come nuovo direttore sportivo Lauriola, che quindi ricoprirà questo ruolo fin da subito e preparerà così il mercato invernale, un mercato in cui certamente il Foggia vorrà rinforzarsi per poter risalire la china e tornare in corsa per i playoff, perché ancora è in tempo. La squadra comunque c'è, va solamente un po' ritoccata. Certamente rinforzo, diciamo, valido, un direttore che negli ultimi anni ha lavorato principalmente a Carpi come direttore sportivo e che adesso riparte dal progetto Foggia, comunque un progetto con una piazza molto esigente. Sulla panchina il nuovo allenatore è Gallo, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione, allenatore di ottimo livello secondo me, che era diverso tempo che non allenava in realtà, dopo la parentesi ternana, con cui fece abbastanza bene, considerando anche le altre pretendenti, perché Gallo allenò la Ternana ai tempi della Regina, quindi parliamo di 3 stagioni fa, in cui comunque c'era la Regina che dava filo da torcere, cioè rappresentava una squadra di alto livello, c'era anche il Bari ai tempi, quindi per la Ternana non fu semplice. Gallo resta comunque secondo me un validissimo allenatore per questa categoria. C'è da vedere quale impronta riuscirà a dare la squadra da subentrato, perché lo reputo un allenatore un pochino più da progetto da inizio stagione piuttosto che da subentrato, perché diciamo che esistono quei mister che danno tanto quando entrano in corsa, mentre quando inizia la stagione fanno proprio di fatica e viceversa. Resta comunque, secondo me, Gallo un validissimo alternato, ancora con il suo alternatore, allenatore, e dovrà solamente dimostrarlo, nonostante già abbia raccolto 3 punti purtroppo contro il Crotone, e quindi adesso gli toccherà confermarsi. Detto ciò, io a questo punto andrei avanti parlando un po' di interviste o comunque notizie particolari. Allora, prima intervista molto rapida a Trentalange, di cui in realtà abbiamo già parlato, quindi sarò molto breve, che rispondo a questa domanda: quando verrà data la possibilità agli arbitri di commentare le proprie decisioni? E Trentalange, il presidente dell'AIA, risponde: quando ci saranno reciprocità, anche di tipo culturale saremo pronti. Per farlo serve però il clima adatto, nel quale non siamo costretti a giustificare una decisione, ma a spiegarla e condividerla. Ecco, se dovesse essere così, Trentalange aspetta 3 vite che forse accadrà, perché diciamo che se si aspetta che il tifoso sia ricettivo nei confronti di una scelta dell'arbitro, in questo senso, penso che non bastano 4 vite per poter aspettare un cambiamento culturale, perché se si attende un cambiamento culturale della nostra società per poter far rispondere agli arbitri le domande dei giornalisti, credo che, ripeto, dovremmo aspettare delle generazioni, perché non è che si può pretendere che purtroppo la mentalità e la cultura della polemica ad ogni costo cambi in un secondo. Quindi se si mantiene questa linea di pensiero, caro Trentalange, purtroppo, perché comunque sono d'accordo con lui, però purtroppo realisticamente non ti bastano neanche 4 vite per poter far sì che gli arbitri inizino a comunicare. Quindi bisogna trovare un punto di incontro, molto, molto semplicemente. Sarebbe bello che ci fosse un clima adatto per poter accogliere le spiegazioni degli arbitri, però purtroppo non siamo in quella situazione. Detto ciò, intervista a un protagonista di quello che sta accadendo. Nel mondo, anzi, per meglio dire, delle conseguenze nel mondo del calcio e della guerra, perché ha parlato Cerna, calciatore di grande esperienza, terzino croato, che negli ultimi anni comunque ha militato a livelli importanti nel panorama europeo e che adesso gioca nello Shakhtar Donetsk, e che quindi ha risposto a diverse domande relativamente a ciò che lo Shakhtar sta vivendo conseguentemente alla guerra, e ha manifestato una mancata protezione da parte degli organi preposti, ovvero di UEFA e FIFA, in particolare la UEFA, e soprattutto la FIFA, poi dirà lui, vedremo. Ecco,
che non hanno aiutato le realtà ucraine che si trovano ovviamente in grande difficoltà per via della guerra, che li coinvolge direttamente. Vediamo che cosa ho detto. La quotidianità della guerra costringe lo Shakhtar a prendere precauzioni estreme. E Serna risponde: sabato abbiamo giocato contro il Metalist. Gli allarmi suonavano per un possibile attacco e siamo dovuti rientrare negli spogliatoi per riprendere la partita 15 minuti dopo. Dobbiamo cambiare hotel, bus, ceniamo con le sirene, viaggiamo con le sirene. Questa è la nostra vita oggi e dobbiamo accettarla. Dobbiamo essere un esempio proprio come lo è l'esercito per noi. Giochiamo per i nostri tifosi e per l'Ucraina, quindi capite la situazione qual è, veramente complicata. La trasferta per Madrid, perché è vero, lo Shakhtar negli ultimi giorni ha giocato a Madrid contro il Real e ha risposto così. Tra l'altro, se non sbaglio, ha perso 2-1 lo Shakhtar quella partita. E Serna ha giocato così. Sì, ha giocato, scusate, mi ha risposto così. Ci aspettano 7-8 ore di bus per la Polonia, perché non è permesso volare dall'Ucraina, e altre 4 in aereo. Abbiamo una vita difficile, ma nessun giocatore in nessun momento si è lamentato o ha detto di essere stanco. Quindi lui dice: dobbiamo fare dei sacrifici enormi, dobbiamo fare 8 ore di bus per andare in Polonia, prendere un aereo per andare a Madrid, però purtroppo questa è la nostra situazione. Se vogliamo giocare a livello internazionale, questo è e dobbiamo adattarci, risponde, senza trovare alibi o scuse, e questo gliene va dato assolutamente atto. Però in realtà riguarda anche il campionato, perché se non sbaglio anche il campionato ucraino si disputa forse, ma no, forse il campionato no. Però i match dello Shakhtar in casa in Champions li gioca a Cracovia, quindi li gioca in Polonia, quindi deve fare sempre trasferte comunque lo Shakhtar Donetsk. Però purtroppo la situazione è quella e giustamente Serna dice dobbiamo adattarci. Però c'è una mancanza di protezione e infatti il calciatore croato dice: la UEFA attraverso Seferin ha fatto tutto il possibile per aiutare noi e il calcio ucraino. La FIFA invece ci ha distrutto, non ci ha protetto in nessun momento. Se nella nostra situazione si fossero trovati Real Madrid, Siviglia, Barcellona o Bayern, sono sicuro che li avrebbero aiutati rapidamente. Anche noi siamo una squadra e abbiamo dato molto al calcio europeo negli ultimi 20 anni. Vorrei che qualcuno della FIFA venisse in Ucraina, vivesse con noi e altre squadre, sentisse cosa si prova a vivere con sirene e bombe. Avevamo 14 stranieri il cui valore di mercato era compreso tra 150 e 200 milioni di euro e potevano andare in prestito senza congelare i contratti. Solomon e Tete avevano un anno e mezzo di contratto, sono andati al Fulham e al Lione e quando torneranno avranno solo 6 mesi, poi saranno liberi. Questo è inaccettabile, ci sono squadre che hanno approfittato della nostra situazione. Allora, diciamo che questo è vero, nel senso che la FIFA ha un po' messo, se vogliamo, i bastoni tra le ruote a squadre come lo Shakhtar, che hanno un valore, un capitale umano in rosa importante, permettendo la cessione di giocatori stranieri, comunque di giocatori non per forza stranieri, però che volessero lasciare l'Ucraina o la Russia in prestito. Il problema è che tanti di questi giocatori magari hanno scadenza a breve termine e quindi ovviamente non vogliono rinnovare con lo Shakhtar per poter giocare in Europa. Quindi lo Shakhtar si trova a perdere giocatori che hanno un valore molto importante, potrebbero permettere al club di guadagnare a zero. Sostanzialmente, questo per una scelta della FIFA. E quindi Serna dice giustamente: la FIFA non ci protegge. E aggiunge: fosse accaduta un'altra squadra, metti un Real Madrid, metti un Barcellona, sicuramente avrebbero fatto in modo di aiutarli. Invece, questo non è. E in un certo senso, comunque, non dico, cioè, mi trovo d'accordo, comunque, diciamo, ha le sue ragioni per poter lamentarsi. Ecco, questo poco ma sicuro. Proseguiamo, andiamo verso la chiusura, le ultime notizie. Questa è una intervista a D'Abete, l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Vediamo che cosa ha detto. Leggiamo, poi commentiamo. Per le società dilettantistiche, il vincolo sportivo rappresenta una necessità per la programmazione e per l'attività giovanile. Si tratta di una questione di sopravvivenza che non è stata tenuta in considerazione nella formulazione e nella successiva approvazione dei decreti correttivi alla riforma dello sport, pur migliorativi del decreto originario. D'intesa con la FIGC abbiamo chiesto di poter posticipare l'abolizione del vincolo accompagnando questo processo dall'1 luglio 2023 all'1 luglio 2025, perché vogliamo scongiurare il rischio concreto del blocco dell'attività sportiva. Quindi avete da rappresentante del dilettantismo italiano dice: allora, va bene
la modifica della modificare l'attuale l'attuale decreto sullo sport, quindi la riforma dello sport va bene, è una riforma migliorativa. Però il vincolo sportivo ad oggi per i club dilettantistici è necessario. Avevo chiesto con la FIGC di prorogare al governo, ovviamente, perché è una scelta del governo, c'è cioè una riforma del governo questa sullo sport, quindi l'abolizione del vincolo sportivo che si attuerà il 1 luglio 2023. E non solo, tanti altri punti che comunque vanno ad aiutare, nell'ottica di aiutare anche allenatori, eccetera, fornire aiuti agli allenatori e non solo, anche alle società stesse, però dice, vabbè, è necessario, il vincolo sportivo è necessario, serve alle società per poter, per non spendere soldi e per poter comunque continuare a puntare sui giovani. Quindi, se vogliamo evitare un blocco dell'attività sportiva, serve almeno prorogarlo fino al 2025. Quindi questo è. In effetti comunque il termine è abbastanza, cioè il vincolo sportivo abolirlo tra qualche mese, in effetti in pieno periodo è vero che comunque va a limitare un po' i giovani, eccetera, però io mi metto anche nei panni delle società che si ritrovano già in difficoltà economiche incredibili, soprattutto nel dilettantismo, senza un ritorno, perché considerate che nel dilettantismo i bilanci sono tutti in perdita, perché ovviamente tra spese, non tanto di gestione dello stadio, più che altro spese della luce e della corrente, e che è la stessa cosa, beh, luce e gas, metti qualche lavoro che comunque devi fare assieme al comune. Le spese del settore giovanile, le spese della Juniores, le spese delle trasferte, guadagni sì, qualche sponsor, però tutto quello che sono le entrate di una società sono i soldi che immette il presidente o i soci. Per cui già è difficile far calcio nel dilettantismo. Tanti sono mossi solamente alla passione e lo fanno proprio per quello, non tanto per un ritorno economico, anche perché chi investe nel dilettantismo per guadagnarci, cioè non è una persona razionale, semplicemente. Perché non si può guadagnare, non si guadagna nel mondo dello sport dilettantistico. Per cui questo è. E se a questo aggiungiamo anche che viene abolito un vincolo che comunque permette ai club di spendere meno possibile puntando sui giovani. Non lo so, non lo so, c'è da valutarlo. Io andrei più per un punto di incontro, magari si può fare al 2024, che è un po' a metà tra quello che decide, che vuole il governo attuare e quello che chiede la Lega Nazionale Dilettanti con la FIGC. Ci sta, diciamo, un punto di incontro. Ultimissime notizie, nuova avventura per Di Natale, che diventa il nuovo vicepresidente dell'Orvietana Calcio. Parliamo di una formazione del campionato di Serie D, se non ricordo male, girone E. Ora ve lo dico anche con certezza perché non mi ricordo onestamente tutti i gironi di Serie D. Ecco, Serie D, girone E. In realtà me lo ricordavo, un'Orvietana che però è partita malissimo in campionato, un solo punto raccolto in 7 partite. E quindi già versa in una situazione di classifica molto complicata, però il presidente Biagioli ha comunicato quindi e annunciato la collaborazione con Di Natale che, come dicevo, svolgerà probabilmente il ruolo di vicepresidente. Quindi inizia dal basso Di Natale ed entra in una società di calcio anche per accumulare esperienza che finora non ha raccolto, visto che si è ritirato poi da qualche anno, non da tanto. E quindi sicuramente sarà un'esperienza per lui formativa. Ultimissima notizia, quella in caso di un Berlino, perché l'allenatore Fischer rinnova con l'Union Berlino. Un rinnovo assolutamente importante per una squadra che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni, da 2 anni che ormai è in Bundesliga, perché poi sono 2 o 3 anni che è in Bundes. Al primo anno, se non sbaglio, è arrivato in Conference. Quest'anno addirittura in Europa League, se non ricordo male,
e sta veramente facendo bene in campionato, è primo addirittura davanti al Bayern, un inizio di stagione straordinario e sta sorprendendo tutti. Rinnovo per il mister svizzero assolutamente meritato, che sta confermando quanto di buono fatto con una squadra con cui, ripeto, veramente sta sorprendendo. Squadra composta da validissimi giocatori, però certamente la mano del mister, anche a livello di mentalità, si vede e quindi rinnovo più che meritato, rinnovo ovviamente a lungo termine per lui. Detto ciò, io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!